Carissimi fratelli e sorelle, anche per questa settimana voglio invitarvi a seguire su Telemax, domani alle 10, la Santa Messa della quarta domenica di Pasqua, la Domenica del Buon Pastore. Quanto sia importante la guida di qualcuno che ci porti alla vita e alla pienezza della vita, forse mai come in questi giorni lo stiamo apprezzando. Abbiamo bisogno di parole chiare, abbiamo bisogno di una guida lucida e illuminata. Gesù si propone come tale, è Lui il buon pastore, è Lui il pastore bello, è Lui la porta che dobbiamo attraversare per andargli dietro e avere la vita e averla in abbondanza. Seguiamo davvero con partecipazione la Santa Messa, pur nella difficoltà del doverla vivere ancora una volta virtualmente. I tempi però stanno cominciando a cambiare. Lo sappiamo tutti, lunedì 4 maggio inizia la seconda fase che ci permetterà di fare qualche cosa in più rispetto alla prima. Non sono state ancora permesse le celebrazioni della Santa Messa, ma sono stati permessi i funerali, la celebrazione dei funerali con la presenza al massimo di 15 persone. Però, e voglio approfittare di questo spazio che Telemax mi offre per dirvi una piccola cosa, però ci vengono chieste anche determinate condizioni per poter celebrare i funerali. C'è bisogno di un termoscanner per poter misurare la temperatura, sia che si celebri in chiesa, sia che si celebri all'aperto. C'è bisogno, se si celebra all'interno, della sanificazione dei locali. Ora, queste richieste sono giunte nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Ieri era il 1 maggio, oggi è sabato, domani è domenica. Da lunedì la diocesi si mette in cammino per poter disporre dei termoscanner necessari per ogni parrocchia. Sarà la diocesi ad acquistarli proprio per non pesare sul bilancio delle singole comunità parrocchiali. E la diocesi provvederà anche a far sanificare tutte le chiese parrocchiali della nostra diocesi, in modo approfondito, in modo così come ci viene richiesto dalle leggi. Questo significa che per qualche giorno almeno i funerali dovranno essere celebrati così come lo sono stati fino ad oggi, con la benedizione semplice e basta. Chiaramente non tireremo molto a lungo questa situazione, il tempo strettamente necessario che arrivino i termoscanner, si sanifichino le chiese e ovviamente i funerali potranno essere celebrati con la presenza delle persone. Vi chiedo in anticipo scusa e perdono per questo piccolo ritardo, ma che non è di peso assolutamente da noi, e vi chiedo pazienza e comprensione per questi pochi giorni che saranno necessari per acquistare questo materiale e sanificare i locali.